Through the corridors of sleep, past the shadows dark and deep, my mind dances and leaps in confusion. I don't know what is real, I can't touch what I feel, and I hide behind the shield of my illusion. So I'll continue to pretend that my life will never end, and the flowers never bend with the rainfall. Nella misura in cui noi non sappiamo l'ora della nostra morte, possiamo proiettarci nel futuro. Qual è la cosa grave che la mente umana non può sopportare facilmente? È quella di non avere un futuro. Noi siamo continuamente proiettati nel futuro. Infatti uno dei problemi di pensare alla propria morte è che dobbiamo pensare a una prospettiva di non avere un futuro, chiaro? Cioè, fino a una certa età tu hai un futuro illimitato, per cui puoi perdere anche tempo continuamente, fare quello che ti viene in mente. Man mano che vai avanti, il tempo si registra e quindi tu diventi molto più parsimonioso e lo utilizzi. A me è successo, io fino ai miei 50 anni, 45, avevo i miei weekend, se c'era da fare un lavoro di bricolage lo facevo. Adesso cerco di utilizzarlo, no, non sacrificandomi, sento di più di utilizzarlo per il lavoro, quello che mi piace, le letture, quel minimo di creatività che penso di avere. Allora, il dono che fa Prometeo è proprio l'idea che tu non conosci. Allora, questo non conoscere può essere un negare, no? Oppure puoi avere una specie di oscillazione che ti permette di proiettarti nel futuro, no? Perché no, non lo sai. Se invece lo sapessi, ad esempio, io penso che i condannati a morte, non adesso perché naturalmente negli Stati Uniti ci possono anche essere delle proroghe, vivono una situazione veramente disperante, no? I condannati a morte attualmente nei regimi autoritari o dittatoriali, ma nel passato, non so, nel campo di prigionieri, della resistenza, no? Devono vivere proprio una cosa, un'angoscia spaventosa, perché noi abbiamo bisogno dell'incertezza, abbiamo bisogno della non definizione, no? Perché questo ti permette una possibilità di viverti potenzialmente in sviluppo. E allora la mancanza di futuro è una delle sofferenze più gravi che l'uomo ha. E tornando sempre alla clinica, molti pazienti, i pazienti o traumatizzati, gravi, oppure depressi, e anche in un certo verso alcuni borderline, hanno una sofferenza che è proprio legata al fatto che il futuro si è collassato. Quindi il fatto di poter avere un tempo indeterminato ti permette di fare una fantasia di progresso, di vita, di acquisizione, no? Quindi il mito di Prometeo visto sotto questa luce è molto importante. It's no matter if you're born to play the king or pawn, for the line is thinly drawn between joy and sorrow. And so my fantasy becomes reality, and I must be what I must be and face tomorrow. So I'll continue to pretend that my life will never end, and the flowers never bend with the rain.